Che caldo sotto le luci. Allora, ragazze, top e flop del mese di maggio. E maggio, giusto? Siamo a metà giugno, quindi è maggio. E allora, ho tanti prodotti, quindi vado veloce. Alcuni ve ne ho già parlato, quindi è soltanto un rimarcare la cosa. Primo prodotto che è finito, lo vedrete nei prodotti finiti, di Cloud9, il Nature's Miracle Varicose Vein Treatment. È un prodotto per le gambe, specialmente per chi ha difficoltà circolatorie e o vene varicose. Miracoloso, non ho niente da dire, miracoloso, ma ve ne ho già parlato. Mi dispiace che sia finito, ma adesso lo acquisto perché avevo, me l'aveva mandato il brand mesi fa e ho visto che lo vendono su Filunic, lo riordino. A discapito di qualsiasi mio pronostico, il Makeup Eraser, fantastico, ragazzi, strucca veramente. Una di voi mi ha fatto morire in un commento che mi ha detto che gli sembra di struccarsi con l'orso trudy, una cosa di questo tipo, con un cuccio, mi ha fatto morire. In effetti la texture sulla pelle è un po' strana, sembra un po' di usare il plaid qua di quando andiamo a dormire, però ragazze funziona, però strucca, è pazzesco e sono contenta di averlo in nero perché così non si rovina e non si macchia. Prodotto che mi è piaciuto tantissimo perché io ho molti problemi con gli struccanti occhi. Avendo gli occhi molto sensibili, spesso o mi bruciano, o mi accecano, o sono delicati ma non mi struccano. Questa è stata una grande scoperta ed è di SVR, è il SensiFin Demaquillant Year. E SVR è uscito con la nuova linea SensiFin, con anche la crema e il fluido proprio per pelli sensibili che si arrossano e devo assolutamente provare il fluido. Questo è un Demaquillant Year idratante a base di niacinamide, più effetto idratante, 0% profumi, parabeni, alcol e siliconi, 125 ml, tecnologia micellare. È un gel fresco, è uno struccaggio un po' diverso a quello da cui siamo abituati in liquido, quindi si ha una percezione strana, ma strucca benissimo, io posso spalancare gli occhi e passarlo e non mi dà noia. Questa texture micellare, appena tolgo l'ischetto, si porta via la pasta gellificata e rimane questo effetto di comfort e di morbidezza. Mi è piaciuto tantissimo. Poi c'è molto make-up, ve lo dico già, perché la parte di skincare è già finita, perché devo farvi un video a parte sulla skincare. Dopo aver postato una foto su Instagram dove vi parlavo delle mie scopertone di skin del periodo, molte di voi mi hanno detto: "Dai Giulia, ma facci il video", e allora ho detto: "Ok, non ve le inserisco qui e vi faccio un video a parte", che si chiamerà tipo Super Scoperte Beauty. Proseguiamo. Allora, regalo di un'amica, Antonella. Mi ha regalato l'Instant Perfect, quindi il primer di Sisley, non l'avrei mai potuto comprare, dico la verità. L'Isle Riduelle Atteint Les Brillances è un primer viso che ha questa pasta tipicamente al tatto siliconica a livello percettivo, ma non è pesante come i primer proprio a pasta monosiliconica. Leviga benissimo i pori, le rughe, ma non ha questo effetto troppo opacizzante e la texture è molto sottile, mi è piaciuto tanto, veramente. Ve ne ho già parlato e quindi vado spedita, il Grandiose Liner di Lancôme. Per me è una rivoluzione. Dura tantissimo, è super opaco, si applica benissimo. Opaco ma nero, 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 nero. L'eyeliner migliore che ho provato negli ultimi anni. Se vi piacciono, ovviamente col pennino liquido. Bellissimo. Poi, sapete che negli ultimi mesi, forse nell'ultimo anno, ahimè, ho bruciato molti prodotti di Too Faced perché purtroppo, molte cose che ho acquistato non mi sono piaciute, sono rimasta delusa e ho avuto veramente difficoltà a fidarmi nuovamente e a comprare nuovamente. Perché dopo la palette di Natale, poi quella dopo, eccetera, e poi quella matte, prendevo una cantonata dietro l'altra, almeno per i miei gusti, ma stavolta per me hanno sbancato. Summer 2016 escono con la palette Sweet Peach, che è stupenda, veramente stupenda. È soltanto l'unica contestazione che io ho fatto è che mi aspettavo dei colori caldi e pescati appunto sul mood del nome, mentre a parte due colori sono i soliti marroni che fanno loro, però è bellissima. Ma questi due sono la rivoluzione. Allora, sono il Sweet Art Bronzer e il Sweet Art Blush in un colore nuovo. Il bronzer è a due estremità, altamente satinato. Scrivenza assurda, secondo me hanno cambiato la texture di queste polveri cotte perché io comprai il primo blush quando uscì e fu una delusione perché non scriveva. Adesso rilasciano moltissimo prodotto, sono setosi, guardate che roba. Non so quanto si vedrà in camera, ma non ha glitter, ha questa trama di micro particelle dorate di riflettenti. Bellissimo. E ancora di più mi ha stupito lo Sparkling Bellini, questo blush. È meraviglioso, specialmente per l'estate.
pieno di particelle dorate, è proprio questo color corallo, corallo aranciato. No, vabbè, ragazze. Tipo coral gold, guardate che roba. Cioè, su una pelle abbronzata. È un ciaone questo, credetemi, bellissimo. Se c'è ancora il 20, buttatevi, fidatevi perché è stupendo. Poi, non po' mamma che caldo. Non posso non citare Golcond dei nuovi vernissage di neve. Golcond per me è stata una rivoluzione. Ha una durata eccellente sulle labbra, molto coprente, pastoso, non appiccicoso. Sembra quasi appartenente a una collezione diversa rispetto agli altri vernissage, che alcuni sono carini, alcuni belli, ma questo è assoluto, cioè un altro pianeta, veramente. Scopertona del mese, ragazze, le tinte di Gerard Cosmetics. Io le ho acquistate su Beauty Bay. E ho preso Cher, Serenity ed Ecstasy. Serenity non mi fa impazzire, ma non come performance, come colore, perché è il classico nude pescato e a me i nude così tanto caldi, con molto pesca dentro, non mi stanno benissimo, quindi vabbè. Mentre non è male, però gli altri due invece sono sensazionali. Una è Ecstasy, che me l'avete visto negli ultimi video e mi avete detto tutte che era bellissimo, che è quel malva grigio, mentre non vi avevo ancora mostrato Cher. Come vi dicevo in quel video, per me sono le migliori tinte matte che ho provato nella mia vita, meglio di tutte le altre. Non le sentite sulle labbra, sono extra matte ma non seccano le labbra, si tirano via con un normale struccante senza dovervi scartavetrare, ma durano tutto il giorno. Questo è Cher, guardate che bellezza. Bellissime, devo assolutamente prendere altri colori. Vorrei tanto 1995, speriamo che riesco a trovarlo. Poi nuova collezione Dolce Gabbana, due prodotti, ne ho presi diversi, ho preso due ombretti in crema e rossetto e anche la Terra, la Sicily, bellissima, però lì è tutto pack. Questi ve li devo citare, uno è Turquoise, il nuovo ombretto in crema matte, è uno spettacolo, bellissimo. Guardate la saturazione di colore, non va via neanche con le cannonate, è opaco, scriventissimo, bellissimo, gli ombretti in crema di Dolce Gabbana sono cari. Però sono anche molto buoni. L'unica cosa è che vi dico, se decidete di fare l'investimento, fatelo magari per un prodotto che sapete che utilizzate tutti i giorni, lo ammortizzate. Se no, 30 e passa euro per un ombretto in crema, 32, 33 sono tanti. Rossetto della linea The Lipstick, i Classic Cream, che sono per me fantastici. Il nuovo colore si chiama Cyclamen ed è, cioè ragazze, no warp, è bellissimo, bellissimo. Si è bloccato, ok. È un fucsia, ma un fucsia con dentro una punta di malva e una punta di viola. Super, super acceso, un effetto semi-satin, ma dalla durata indescrivibile. Tinge le labbra in modo pazzesco, dura tutto il giorno perché una volta che va via la trama satin rimane la tinta. Bellissimo. Abbastanza low cost e molto bello. Questo ombretto di Yves Rocher che ho preso con lo sconto 40% della scheda mensile, waterproof 12 ore e si chiama Cuivre. Cuivre. Ha l'applicatore tipo gloss ed ha una texture quasi poudrée. Questa è una sorta di copper, di bronzo copper, molto carini, anche come da tutti i giorni rapidi. Poi avendo l'applicatore a punta, io con la punta riesco a fare anche l'infracigliare inferiore, un po' come quelli di Yves Saint Laurent, ma spendendo nettamente di meno. Questo ve l'avevo già mostrato, ma ve lo devo rimostrare. È di Dior ed è il Milky Tint nel colore Milky Plum. Questi usciti nell'ultima collezione. Cioè è il colore, è bellissimo. Questo effetto sorbetto, frutta e latte come tipo di colore è meraviglioso. Ha questa punta lilla, quasi grigia, elegantissimo. Bellissimo, mi fa impazzire. Veramente bellissimi, ancora di più dei Dior classici. Questi della linea Milky sono ancora più belli, secondo me. Poi un rene, ma un rene che è valso la pena perdere. Sto, ovviamente ironico. Sto parlando di Tom Ford e del Skin Illuminating Powder Duo nel colore 01 Moonlight. Non ho mai avuto niente di Tom Ford. Ho deciso di farmi un regalo per un prodotto che secondo me ne valeva la pena e così è stato. È un duo di illuminanti. Da impazzire. Hanno la trama, ragazze, guardate. Cioè voi non rovinate la trama usandoli, è talmente pressata e lavorata. Cioè, guardate. Voi non sentite la texture, sembra che il rilascio sia il colore senza il prodotto. So che è assurdo, è impossibile, ma è incredibile. C'è una texture che non avevo mai sentito. Guardate che roba. Cioè l'ho appena sfiorato, guardate che roba.
Poi quello sopra, quindi quello che sembra bianco, in realtà è un gold satinato. Questo che sembra invece scurissimo è un bronzo rosato. Guardate che roba. C'è un tripudio di luce. Bellissimi, bellissimi, veramente bellissimi. Non c'è altro da dire. Bellissimi. Carissimi, ma bellissimi. Poi mi sono fidata di voi per un acquisto. In realtà sono due novità di Burberry, cioè non novità, novità per me, e ho deciso di acquistarle, ma una su vostro consiglio. Sto parlando del Fresh Glow, la famosissima base illuminante di Burberry. Me l'avete consigliata tantissimo, in particolare una di voi, e l'ho presa e avevate ragione. È un primer, però è un primer particolare. Io innanzitutto ho scelto il numero 1 Fresh Glow, ma c'è anche quello un pochettino più bronze, che però per il mio tipo di incarnato non andava bene. È illuminante, morbido, non ha siliconi, quindi si può mettere tutti i giorni, non è occlusivo. È molto fresco all'applicazione, molto piacevole, luminoso ma non esagerato, non too much. Mi fa durare di più il fondo, ma mi aumenta la luce riflettenza e si può applicare anche sopra il trucco come effetto leggermente illuminante ed idratante a livello di zigomatico. Bel prodotto. E dei nuovi rossetti di Burberry che si chiamano Burberry Full Kisses, sono dei rossetti molto idratanti ma a lunghissima tenuta, quindi lucidi ma a lunghissima tenuta. Mi sono innamorata del Rose Hip, che è anche l'unico che ho acquistato, batte packaging stellare. Unica cosa che non mi piace è lo sticker rimane esterno e quindi poi si rischia ogni volta di rovinarlo come ho fatto io in esterno. Cioè, guardate la bellezza del colore. È un rosa antico. Elegantissimo. Io quando li ho provati avevo letto 8 ore, ho detto sì, ma 8 ore di che? Sono morbidissimi. E in realtà l'ho comprato a Milano, li ho comprati entrambi a Milano. Dopo che l'ho indossato, sono andata in giro e stava lì e non si muoveva. È bellissimo. Vorrei anche altri colori. Tra l'altro, ho visto che c'è anche il Military Red in versione così. Bello. Ok, vi ho fatto vedere tutto. Dei promossi, andiamo ai bocciati. C'è un Ni. Come Ni vi mostro di La Roche-Posay il Tolerian Tint Mineral. Ho comprato il fondo minerale di La Roche-Posay, ammetto, dopo i mille bombardamenti dei video, perché Michelinia diceva che era fantastico, Sweet Beauty diceva che era meraviglioso, e quindi ho detto ok, vaffanbrodo, lo provo. C'era una promo dove acquistando questo c'era in omaggio la pochette e una taglia di mascara, ho detto vabbè. In realtà, a parte vabbè che il colore è un po' troppo chiaro, mi sono fidata della commessa e ho sbagliato. Questo è il Beige Clair, avrei dovuto prendere un colore di più. Ma poi la cosa che mi ha deluso è che l'ho comprato proprio perché credevo avesse appunto quest'alta copertura ed alta durata, proprio per descrizioni sentite. In realtà, almeno sulla mia pelle, risulta una cipria, cioè non mi copre abbastanza. Non ha quella texture quasi cremosa di alcuni fondi compatti, è proprio polvere come una cipria e quindi non riesco assolutamente a usarlo da solo. Lo posso usare come fissativo su un prodotto in crema perché non mi copre praticamente niente, quindi non è il mio prodotto, ma non è balordo, cioè non risponde alle mie esigenze, ma non è un cattivo prodotto, ecco perché è un Ni. Assolutamente bocciato di erboristica al burro di avocado. Cioè io mi chiedo se si possa vendere un prodotto del genere, io credo che sia difettato il mio. Ragazze, è tutto granuloso, cioè è una pasta granulosa che fa tutti i pezzi che non si sciolgono e ti cascano. No, è una roba che è indescrivibile, veramente. Ho detto vabbè, burro di avocado anche per fare gli automassaggi, per fare qualche piccola preparazione, ma non si può usare. È tutto granuloso, secondo me il mio è difettato. Poi, bocciato, ahimè, di Clorane lo shampoo secco al latte di avena. L'ho pagato 12,90 € e alla fine non mi fa niente. Cioè, obiettivamente, è quel tipo di shampoo secco che io lo tolgo e non vedo un effetto refresh, ma mi lascia i capelli molto, molto pesanti, proprio pesanti, opachi, come se avessero rovesciato la farina in testa. No. Bocciata la crema per le mani di L'Occitane della linea Red Cherry. È la prima crema che io acquisto di L'Occitane in versione gellificata. Ho detto, beh, bella fresca, profumata per l'estate. No, vabbè, cioè, a parte che è come non metterla. E poi è gellificata in modo appiccicoso, rimangono le mani appiccicose e profumate in modo un po' fake. E poi non idrata. Cioè, no, io pensavo fosse un po' come quella mia amata al karité, e invece neanche degna di allacciargli le scarpe. Bocciatissimo per i miei gusti il Master V Contour, il Master Contour di Maybelline. Uno, perché dopo un po' che lo usate, cioè non rimane più a punta e quindi non riuscite più a usare un lato o l'altro.
Due, perché trovo che sfumandolo tenda ad andare via. Tre, perché non mi dura neanche 20 minuti, neanche fissato con le polveri. Quindi per me è proprio un no pieno. Poi, bocciato, e mi dispiace perché è stato un regalo, però di Laila, il glitter in eyeshadow. Sono ombretti in glitter. Da vedere è bellissimo e l'idea è bellissima perché dovrebbe essere una spugnetta praticamente di ombretto glitter. Ma in realtà ve lo mostro. Cioè, mi rimane questa sorta di macchia nera che io provo a sfumare e vedete cosa succede. Cioè, se ne va e mi rimane una sorta di macchia con qualche glitter. Inutilizzabile, veramente inutilizzabile. Poi, bocciato questo chubby per occhi di Clinique, è il Curvaceous Coral per questa ragione. Ne ho acquistati tre e sono tutti e tre così. Ho preso questo ad esempio, ma sono tutti e tre bocciati. Li ho tutti che si staccano dalla sconfezione. Non stanno a posto, li metto e cascano, li metto e cascano e non hanno preso colpi né niente. Quindi tendono a seccarsi molto velocemente. Quindi no, cioè io non posso spendere 22 euro e tutte le volte me li trovo per terra, anche perché è poco igienico prenderli con le dita, rimetterli dentro e poi metterli sugli occhi. Mi dispiace un sacco, ma devo bocciare un prodotto di Puro Bio. Voi sapete che io amo poi i prodotti di Puro Bio, però queste per me sono proprio no. E sono le matite sopracciglia, tutte, la 7, la 27 e la 28. Sono troppo cremose, non riesco a usarle, non riesco a essere precisa. Appoggio la matita, mi viene uno spessa così. E appunto perché è così cremosa, basta che io mi sfioro il viso e me la porto via o mi trovo la strisciata di matita. Cioè non si fissa, non si asciuga mai. Anche quando faccio le make-up school ho provato a metterla alle ragazze e non riesco a metterla perché mi dà giù troppo prodotto e poi basta che le fai così e viene via. Cioè non mi sento sicura ad usarla, non posso assolutamente usarla, quindi per me no. E boccio per finire l'ultimo prodotto, il Rimmel Scandalize, quindi l'ombretto in crema. Ne ho tre o quattro bellissimi, ma questo che è il manganese purple è stata una delusione, perché vi faccio vedere. Cioè, gli altri sono super metallici e super uniformi. Questo mi fa un po' lo scherzetto di quello di Laila. Cioè, sembra bello, poi lo sfumo appena e mi va via il colore. Vedete? E sembra un destro in un occhio. Gli altri invece sono bellissimi e uniformi, ma questo no, cioè, questo va via. Quindi, per me è un no pieno. Io spero di esservi stata utile e di non avervi annoiato perché avevo tanti prodotti, ma di tanti prodotti vi volevo parlare. Vi mando un bacione grande e ci vediamo al prossimo video.